Il nuovo artificiale di Shimano, denominato in Chikuo Ballet Jig, rappresenta lo stato dell'arte della pesca a jigging. Grazie al suo utilizzo, infatti, sarà possibile insidiare tutti i predatori marini. L'artificiale è composto da due parti distinte, un corpo in piombo ed un gonnellino ricavato da un octopus in gomma, in cui si nascondono due piccoli ma affilatissimi assist hooks. Per rendere ancora più mobile il movimento dell'octopus, il collegamento con il corpo in piombo è ottenuto grazie ad un corto assist di diametro estremamente esile, che viene fatto passare all'interno di un foro realizzato nella parte posteriore del corpo, prima di essere assicurato con un minuscolo solid ring grazie ad una sicura bocca di lupo. Grazie al suo particolarissimo design, il piombo in acqua ruoterà ed oscillerà durante i recuperi. I predatori saranno attirati anche da grande distanza, grazie ai riflessi generati dalla serigrafia con cui è realizzato l'artificiale, capace di riflettere anche la poca luce che arriva negli strati più profondi del mare. Grazie al particolare collegamento, l'octopus non si ingarbuglierà mai sul corpo, rimanendo in posizione corretta durante tutta l'azione di pesca. L'eccezionale mobilità è dovuta soprattutto alla particolare scanalatura realizzata a valle del foro in cui l'assist trova alloggio durante i recuperi più frenetici. Per rendere più rigida la connessione, si potrà preventivamente far passare l'assist all'interno dell'asola in acciaio, realizzata sull'estremità posteriore del piombo. Il corpo, di generose dimensioni, è sagomato con un profilo particolare per dargli modo di oscillare durante il recupero in corrente ed emettere così potenti bagliori anche a grande distanza, grazie alla particolare olografia della sua livrea. Un brevetto Shimano che vanta già innumerevoli tentativi di imitazione. L'Inchiku rappresenta l'anello di congiunzione tra il Kabura e il Jig, in quanto può essere utilizzato con sistemi di recupero propri del Kabura oppure propri del Jig. Infatti ci è possibile recuperare l'Inchiku sia in prossimità del fondo muovendolo come un Kabura e quindi sfruttando la possibilità di creare una nuvoletta che è estremamente attrattiva per determinati tipi di pesci gruffolatori che vivono e si nutrono sul fondo, oppure può essere anche utilizzato come un jig, con i movimenti tipici del jigging e che prevedono quindi un'azione di recupero secondo un long jerking oppure uno short jerking molto veloce, necessario a incuriosire ed attrarre e indurre all'attacco pesci che stazionano non sul fondo, ma sugli strati più superficiali, come ad esempio i piccoli pesci pelagici, le giovani ricciole, le lampughe oppure le palamute. L'Inchiku di Shimano ci darà la possibilità di vivere giornate di pesca memorabili, soprattutto per l'alto gradimento che tutti i pesci predatori hanno dimostrato nei suoi confronti e che quindi non potrà mai mancare nella jig bag di ogni pescatore dalla barca. すごい乗すな。 Nuovi orizzonti si apriranno per chi ama pescare con esche artificiali. Pesci che fino ad ora venivano catturati solo con esche naturali cadranno vittima sempre con maggior frequenza di chi utilizzerà correttamente l'Inchiku di Shimano. Anche potenti predatori pelagici come le lampughe, fino ad oggi insidiate esclusivamente a traina, potranno essere catturate utilizzando l'Inchiku di Shimano. Gli orizzonti della pesca si allargano sempre di più. Quando dovremo esplorare nuove zone, oppure non ci è possibile insediare una determinata specie di pesce,
Allora entra in gioco l'Inciku, un artificiale che ci dà la possibilità di spaziare dal fondo fino alla superficie, insidiando tutti i tipi di pesci. La particolarità di questo artificiale è che può essere utilizzato sia come un kabura, quindi facendolo strusciare sul fondo in prossimità di piccole cigliate sommerse, sia a mezz'acqua, con recuperi tipici del jigging. In profondità molto spesso non è consigliabile un recupero frenetico, visto che la forma del corpo dell'Inciku di Shimano consente all'artificiale di muoversi anche solo sotto l'effetto di una debole corrente. L'Octopus in gomma poi, estremamente leggero, fluttuerà in maniera sinuosa semplicemente facendo oscillare il cimino della canna alternativamente verso l'alto e verso il basso, con movimenti lenti e ben calibrati. Passando ai recuperi a mezz'acqua, l'Inciku di Shimano potrà essere recuperato con movimenti tipici del jigging, preferendo uno short jerking corto e lento, almeno non appena si sarà sollevato l'artificiale dal fondo. Non sarà necessario recuperare molti metri di filo, qualora si stiano ricercando i grufolatori di fondo. 5 o 6 giri di manovella saranno più che sufficienti, prima di sbloccare la bobina facendo ricadere l'artificiale sul fondo. L'attacco sarà sempre deciso ed il pesce rimarrà allamato saldamente grazie agli ami particolarmente affilati. Per animare l'Inciku potremo optare sia per mulinelli a bobina fissa che rotante. Il rotante garantisce un ingresso in pesca più rapido, non permettendo alla corrente di sollevare l'artificiale dal fondo non appena questo lo avrà raggiunto. Un piccolo rotante low profile ci aiuterà a mettere in pratica movimenti particolari, da utilizzare in caso di pesci apatici e poco propensi ad abboccare. La particolare connessione dell'Octopus in gomma farà in modo che durante l'affondamento i due piccoli ami si trovino sempre in posizione superiore rispetto al corpo in piombo, riducendo le possibilità di incaglio e la conseguente perdita dell'artificiale. Non appena l'artificiale avrà raggiunto il fondo e si inizierà il recupero, l'Octopus ritornerà nella posizione corretta, permettendo all'Inciku di Shimano di esprimere tutto il suo eccezionale potere adescante. Potremo noi stessi aumentare la resa di questi artificiali, sostituendo l'Octopus di serie con polipetti di altri colori, in modo da poter ottenere la migliore combinazione per quelle precise condizioni di pesca. L'Inciku di Shimano si rivela assolutamente micidiale per pesci come gli scorfani e gli altri predatori bentonici, che attaccheranno l'Octopus con piccoli morsi sui tentacoli avvertibili nettamente sul cimino della canna. A quel punto dovremo mantenere il sangue freddo ed aspettare. Il pesce, molte volte, rimarrà ferrato da sé. La particolare scanalatura realizzata sul corpo in piombo consente, oltre a non produrre ingarbugliamenti, anche di mantenere perfettamente in asse l'Octopus durante i recuperi costanti, in genere da effettuare molto velocemente ed in maniera costante a mezz'acqua. La sua presenza, poi, conferirà un ulteriore grado di libertà ai movimenti dell'Octopus in gomma rispetto al corpo in piombo, risultando ancora più catturante. Guardate la perfetta curvatura del fusto durante il recupero di questa grossa lampuga, che è caduta vittima del mio Inciku Shimano recuperato allegramente a mezz'acqua. Durante il combattimento con pesci inaspettati, non dovremo effettuare le classiche pompate, ma dovremo cercare di recuperare il pesce in maniera costante. La particolare azione delle canne e la loro leggerezza, infatti, non consentono di forzare il combattimento, che invece va assecondato finché il pesce non sarà stanco sottobordo, pronto per essere guadinato.
proprio una bella lampuga. Canna e mulinelli Shimano e Butterfly Jig. I Jig Butterfly sono azione e reazione. Reazione. L'azione del Jig è la reazione del pesce ogni volta. È il sistema Butterfly di Shimano. Il Jig Butterfly è molto compatto, molto pesante, con un disegno della testa completamente innovativo che rende molto efficace l'azione in acqua. Il jig ha un'azione rapida e incisiva in entrata e in uscita dall'acqua. E questo ti comporta sempre una qualche reazione da parte del pesce. Non è una reazione normale del pesce che si ciba, è una vera reazione, un attacco. Ti permette di andare in aree dove la pesca sportiva è intensiva, reef, relitti, e ottenere risultati immediati. Ci si libera dalla dipendenza dalle scavive e ci si affida totalmente all'artificiale. Cala molto rapidamente dritto verso il fondo. A volte in 15-20 secondi arriva sul fondo a 60-90 metri d'acqua. È un'assoluta novità per il vertical jigging classico e ha facilitato molto l'approccio. Si avvista qualcosa sul sonar, si getta l'esca e si capisce subito se il punto è buono o no. Infatti avvisti, getti e boom, ci sei. Oh mio Dio, guarda quanto è grosso quel red snapper, Dio! Un metro e mezzo! Sì! Oh mio Dio! No! Non pensavo che sarebbe andata così bene. L'ha seguito un po'. Guarda che pesce! Accidenti, è fantastico! Guardalo! È proprio bello! Bello è dir poco! L'attrezzatura da pesca con il sistema Butterfly si divide in tre categorie. Abbiamo le canne potenti, le medie e le leggere. È una divisione molto essenziale. I jig più grandi e le canne più potenti si usano in acque molto profonde dove le correnti sono più intense. L'attrezzatura media la usiamo in acque profonde ma con correnti deboli oppure a medie profondità, mentre i jig più piccoli sono per le acque meno profonde e le specie più piccole. L'attrezzatura si basa su quattro elementi fondamentali. C'è il jig con l'amo, la canna, il mulinello e la lenza con il terminale. Guardiamo ora l'artificiale. Ha un profilo affusolato, dai bordi molto affilati che ne agevolano il movimento nell'acqua. La taglia letteralmente come una lama. Non scivola in modo graduale, ma netto, quando scende e quando sale. Si distingue dai jig più comuni che hanno dietro l'amo triplo. Così, quando il pesce abbocca, il jig si piega e può fungere come da leva, spingendo fuori l'amo. Sulla testa dell'artificiale Butterfly Jig montiamo ami ad anello libero. Infatti, molti pesci addentano l'artificiale dalla testa, perciò, montando questi ami, il risultato è garantito. Guardate come lo tira. Se l'amo fa presa, la lenza va immediatamente a insistere sull'amo e il jig penzola fuori, liberamente. Se montate due ami, le possibilità di prendere il pesce ovviamente raddoppiano. E aumenta la potenza che si esercita sul pesce, influenzandone la direzione. Lo leghiamo a un anello saldato. Gli ami sono sull'anello, uno split ring o anellino supplementare per consentire al jig di oscillare liberamente e, se serve, di metterne uno di taglia o colore diverso. Ciò che più mi piace nell'innesco del sistema Butterfly è che l'amo è attaccato direttamente alla lenza. Va dal pesce, l'amo è libero e la lenza è fissata direttamente all'anello. Quindi l'artificiale oscilla liberamente e non crea quell'effetto leva che fa saltare l'amo dalla bocca. È un kingfish! Complimenti! Complimenti! Grazie! È magnifico! Guarda, ha tutte e due gli ami in bocca. È questo che ci ha salvato. L'altro aspetto del sistema Butterfly va ben oltre il jig. A che serve avere un jig così agile e compatto se poi devi pescarci con lenze sovradimensionate, con canne rigide e pesanti e mulinelli grossi e lenti? Non servirebbe a nulla. È come mettere una pallottola piccola in una canna troppo grossa. Quindi l'intero sistema necessita di una canna ultraleggera, facile da tenere, soprattutto quando fai jigging tutto il giorno, sempre con lo stesso movimento. Va abbinata a un mulinello compatto e ultraveloce che muova il jig ad ogni giro di manovella e una lenza che non si allunghi, che resti sempre uguale, così che ad ogni azione avrai una reazione immediata, niente allungamenti.
Se abbini tutti questi elementi e hai una canna ultraleggera e un mulinello ultraveloce ma abbastanza piccolo che stia comodamente in mano, puoi prendere pesci grossi con un jig molto piccolo. Ora abbiamo un sistema che ci porta sul fondo in un attimo, in modo pulito. Appena vedi qualcosa che si muove, lo cali in acqua e inizi a jiggare. E se non sei sicuro se si tratti di un pesce di fondale o di superficie, non importa, ti copre tutta la colonna d'acqua. Per me è come gli strumenti di navigazione, non può mancare sulla barca, come tutta l'attrezzatura fondamentale. La canna è un elemento decisivo dell'attrezzatura Butterfly. Deve avere un'impugnatura posteriore lunga che ti consenta di infilarla bene sotto il braccio, così, in modo da eseguire comodamente il jigging, che è un movimento ritmico, su e giù, così. È preferibile agli strappi molto alti del jigging tradizionale. Il fine è far muovere il jig e questo lo ottieni girando il mulinello, sempre in modo ritmico. Puoi andare veloce o più lento, ma il movimento del jigging resta lo stesso. Usare il jig butterfly è come avere un cane al guinzaglio che si muove in verticale piuttosto che in orizzontale. È lo stesso movimento che imprimi al guinzaglio. Lo muovi così e vai più veloce o più lento. Con il jig butterfly è la stessa cosa, fai così. Sempre su e giù, canna orizzontale, svelto col mulinello. Lavori di mulinello più che di canna. Sollevi e riavvolgi, sollevi e riavvolgi, sollevi e riavvolgi. È come il walking the dog in verticale, non in orizzontale. Il jig viene su così. Non lasciate mai che la testa precipiti giù nella colonna d'acqua. L'impugnatura posteriore lunga ti consente di stare così. Quella corta resta troppo attaccata, dovresti tenerla in fuori, così. Puoi accelerare, puoi rallentare, puoi cambiare velocità. Basta che il movimento resti lo stesso, sempre. Solo così il jig butterfly lavora bene sul fondo. La regola è sempre la stessa, il ritmo. Devi mantenere il ritmo, se lo fai diventa una tecnica micidiale. Portalo a bordo! A bordo! La canna Trevally Jigging Rod è stata disegnata in modo specifico per il sistema Butterfly. È fatta di TC4, un materiale leggerissimo, reattivo e incredibilmente resistente, ideale per le canne da pesca. Rende più facile tirare su i pesci grossi. Sposa la leggerezza con la potenza, senza nuocere al pesce. È enorme! L'attrezzatura leggera rende la pesca infinitamente più divertente. Non bisogna commettere l'errore di pensare che un'attrezzatura più leggera sia meno resistente. Spesso è vero il contrario. Ho notato che a parità di taglia e di peso del pesce, con queste canne e questi mulinelli, lo si tira su nella metà del tempo, rispetto a quello che normalmente richiederebbe un'attrezzatura classica. Proprio bello! È enorme! Quanto ci è voluto? 7 minuti? Ma neanche. Lo stavo seguendo, ma non ci pensavo più. 5 minuti. Il controllo della punta della canna è molto importante quando si fa butterfly jigging. Un cimino leggero consente alla canna di assecondare il movimento del jig mentre fa su e giù lungo la colonna d'acqua. Una canna troppo rigida non darebbe all'esca lo slancio necessario, una troppo molle non lo farebbe muovere a sufficienza. Quando poi il pesce abbocca, la canna dimostra tutta la sua potenza e ti consente di mettere sotto pressione qualsiasi pesce, tirandolo fuori dal reef o dal relitto. Con una canna più leggera, senti ogni movimento del pesce, ogni metro di lenza che tira. E quel che è meglio, un'attrezzatura leggera, soprattutto quando ti sporgi, ti permette di capire subito se il pesce si muove o no. Il terzo elemento dell'attrezzatura da pesca del sistema Butterfly è il mulinello. Deve avere un'alta velocità di recupero, garantendo il massimo controllo sul movimento del jig ed evitando l'effetto lenza morta in acque profonde. Arriva il kingfish! Il quarto elemento dell'attrezzatura Butterfly è costituito da lenza e terminale. Usiamo una lenza di intrecciato perché è resistente e fende rapidamente l'acqua, consentendo al jig di muoversi molto veloce, e ci leghiamo un corto terminale di fluorocarbon. Per quanto riguarda il fissaggio, ne usiamo di due tipi. Un bimini intero corto, e la lenza a filo intrecciato è fissata con un nodo Albright, che è una connessione molto resistente e facile da fare. L'altro modo è usare un terminale wind-on al fluorocarbonio. Il fluorocarbonio va in una lenza Spectra cava, poi si usa una semplice giunzione loop-to-loop. Ce n'è uno nel terminale wind-on, uno nella lenza principale, uniti con una giunzione A8.
È un sistema pratico che non lascia nodi in vista. La lenza entra ed esce in modo pulito dalle guide. È perfetto quando c'è molta pressione, con un pesce grosso a ridosso della barca. Puoi riavvolgere senza che faccia resistenza nelle guide. Un kingfish! Con il sistema completo, la canna, il mulinello, la lenza e il jig, tutto diventa un braccio di ferro tra te e il pesce. Senti tutto quello che fa. La lenza non si allunga, il mulinello ti consente di recuperarla rapidamente e qualsiasi marcia inserisci risulta molto facile. Puoi tirare con tutto quello che hai. Ti permette di avere in pesca un piacere maggiore a parità di preda. Invece di dover inseguire una grossa ricciola o un kingfish con una canna pesante e una grossa esca, puoi pescare con una canna leggerissima e questo rende l'intera esperienza molto più divertente. È il modo più divertente di pescare e senza il vivo. Se volete pescare bene, prendere una grande varietà di pesci senza il vivo e divertirvi, usate il butterfly jig. Quando pesco, voglio prendere qualcosa. È per questo che vado al largo. E il vivo è la mia ancora di sicurezza. È difficile farne a meno, ma stavolta proveremo qualcosa di completamente diverso. Non porteremo esca viva, non getteremo l'ancora, pescheremo in modo pulito tutto il giorno. È una novità per me, catturare senza neanche un po' di esca viva. Ma finora ho resistito. Metti qualche artificiale. Qualche artificiale e via. Prendere l'esca viva, ormeggiare la barca, scegliere il punto, trattenersi abbastanza a lungo in modo da creare una scia di pastura dietro di te e poter valutare se c'è qualcosa, è un'operazione che richiede tempo. Si può essere costretti a restare in un punto per un tempo imprecisato, solo per valutare se ne valga la pena. Invece, ecco qualcosa che può dirti subito se restare o no. E se il pesce non c'è, se non hai la risposta immediata, cambi subito zona. Il pregio maggiore di questa canna l'ho riscontrato viaggiando. È corta, si smonta in due parti e occupa pochissimo spazio. La porti dove vuoi e ci prendi pesci di ogni tipo in qualsiasi località. Striped bass nel Nord Atlantico, cernie e bass alle Bahamas, tonni ovunque. E potremmo continuare, tutto in pochissimo spazio. Con questa tecnica di pesca posso provarci in qualsiasi punto. Non importa se la profondità è di 90 metri o di 25 metri, la risposta è immediata. Scegli un punto e getti l'esca. Se va bene, resti. Se non va bene, te ne vai. Non abbiate timore del butterfly jig. Non vi farà male. Anzi, vi aiuterà. Andiamo alla deriva su un relitto. E i jig butterfly attirano pesci come se avessero il vivo. 4, 5 per ognuno, di tutti i tipi. Mai vista una tecnica così efficace. Tante persone si sono convinte, hanno capito che è una tecnica incredibilmente efficace, soprattutto sui relitti e sui reef, dove c'è grande pressione. Infatti hanno riscontrato una reazione anche in assenza di qualsiasi tipo di pastura o di esca viva offerta al pesce. Certo, ci vuole una certa tecnica e un po' di abilità per farlo calare, ma una volta che lo fai bene, i pesci abboccano ovunque. Io ci ho preso dei pesci in tutto il Pacifico, in Giappone e in Australia. Puoi andare dappertutto e prendere ogni volta tanti bei pesci. E fai colpo sugli amici mostrando una tecnica nuova ed efficace. Mi ha dato la libertà di passare da un punto a un altro, a un altro, a un altro. E se puoi coprire tanti punti diversi nello stesso giorno, finirai per prendere una grande varietà di pesci. È un giant trevally. Sì, un giant! Non ci posso credere. Una volta che hai tutta l'attrezzatura butterfly, puoi pescare più specie diverse in più posti con la tecnica di pesca più emozionante che abbiate mai provato. Pensateci, una tecnica completamente nuova con la quale prendere pesci di ogni tipo. Ho capito subito che è una delle migliori attrezzature da pesca che abbia mai usato. E parlo in assoluto, sia con il vivo che con l'artificiale. Questo è il butterfly jig. Pesca col butterfly. Il sistema butterfly di Shimano. Il butterfly jigging è un sistema di vertical jigging introdotto grazie ai nuovi prodotti Shimano.
È un modo di pescare completamente nuovo. Lo chiamiamo vertical jigging, ma è una definizione limitata. In realtà è molto più versatile. È un sistema che richiede l'interazione del jig, di un certo tipo di ami, di un certo tipo di canna, di mulinello, di lenza. Tutto questo contribuisce a creare una tecnica di pesca come non ne avevo mai visto prima. Qualche tempo fa l'abbiamo introdotta negli Stati Uniti e sperimentata anche qui da noi con risultati sorprendenti. Abbiamo scoperto che andava bene anche per pescare molto vicino al fondale. Ci abbiamo preso cernie, snapper, questo genere di pesci. Poi siamo risaliti un po' e abbiamo preso dei jack. Siamo arrivati a metà della colonna d'acqua e hanno abboccato maccarelli e tonni. Ci siamo permessi anche di pescare poco sotto la superficie, in punti dove i tonni e pesci simili tendono ad affiorare. Abbiamo scoperto che è una tecnica di pesca molto coinvolgente e ha anche evidenziato margini di sviluppo in diversi dei suoi elementi e materiali. Si sta rivelando un settore decisamente piacevole da esplorare. Quello che abbiamo scoperto non vuol dire che sempre e comunque il successo sarà garantito, ma è un dato di fatto che sempre più persone stanno aprendo la mente e accettano di pescare in modo diverso da come erano abituate, e lo fanno con successo. Soprattutto nella pesca in mare, penso che le prospettive siano stimolanti, perché ci sono tantissime specie che si possono insidiare. Basta aprire la mente e provare questa nuova tecnica. Oh mio Dio, non ci credo! Il sistema Butterfly Jigging include diversi prodotti ed è facile fare confusione se non ci si organizza. Dal punto di vista del pescatore, il sistema Butterfly richiede così tanti elementi che bisogna organizzarsi. Personalmente ho bisogno di un punto focale intorno al quale organizzare tutto. Non ci sono solo i jig, quelli lunghi e quelli standard, ma ci sono anche gli anellini supplementari, gli anelli saldati, gli ami, e poi i terminali in acciaio o il terminale wind-on. Per questo serve un punto di riferimento dove puoi trovare tutti i vari pezzi. Abbiamo cercato di concentrarci su quale fosse il modo migliore per organizzare tutto. I jig sono di colori e dimensioni diverse, quindi abbiamo adottato due possibili soluzioni per disporli e conservarli. Abbiamo la borsa grande, che ne contiene un gran numero, sia del modello standard che lunghi. C'è spazio per gli attrezzi, per gli anelli, tutto in un'unica borsa, molto comoda da portare. Poi abbiamo un modello più piccolo, dove vanno solo alcuni modelli di jig e alcuni utensili e che si adatta a spostamenti più brevi. Personalmente penso che sia meglio organizzare anche gli ami in modo da averne a disposizione di ogni tipo e dimensione, inclusi wire hooks con cavetto metallico, quelli da 4 o da 5, di dimensioni diverse. Poi cerchiamo di mettere tutto in una sola borsa, così puoi portare insieme dai jig ai terminali. È la soluzione più pratica per brevi spostamenti e per viaggi in aereo. Poi abbiamo la borsa più grande che ti consente di portare di tutto, mulinelli, jig, ami, terminali, tutto in un'unica borsa. Poi ci sono gli utensili aggiuntivi come queste pinze che usiamo per gli anelli saldati e gli anellini supplementari. Hanno una parte affilata che consente di aprire più facilmente gli anelli, di aprire il jig o fissarlo all'anello saldato, così come di tagliare la lenza a filo intrecciato o quella in fluorocarbonio. C'è tutta una gamma di utensili che sono stati sviluppati per affiancare gli elementi base del sistema Butterfly Jigs. Ora, per rendersi conto... Certo, guarda. Di come funziona, basta vedere che la canna è più corta di me. Abbiamo canne più corte di noi. È più corta di me. Poi c'è questo piccolo mulinello, piccolo in senso relativo, e questo piccolo jig. Sì. E se li metti tutti insieme, è fatta. Ma certo. La canna è l'elemento decisivo del sistema Butterfly Jigs. Con la Trevally abbiamo creato una canna abbastanza leggera in modo che si possa maneggiarla agevolmente quando fai jigging tutto il giorno, ma anche abbastanza potente da resistere a qualunque cosa abbocchi. Mio Dio, è una balena! In linea di massima, l'indicazione è di puntare su soluzioni semplici, sia per le canne da spinning che per quelle convenzionali. Abbiamo molte canne ad azione media, concepite per i jig più piccoli e quindi per molte delle specie più piccole. Poi ci sono quelle ad azione medio-pesante, concepite per i jig di taglia media e per i pesci di taglia intermedia. E infine quelle ad azione potente ed extra potente, concepite per i jig e i pesci più grandi che ci siano. Uno degli sviluppi più significativi di questo sistema, almeno per me, sono le canne, le Trevally. Uno strumento incredibilmente potente.
Hanno questa forma rastremata, così quando la canna si piega e stai lottando con il pesce, la forza si concentra su un braccio di leva posto ad una distanza minima da te. Ed ha senso, perché se usi una canna lunga e rigida e ti abbocca un pesce molto grosso, che inizia a tirare dalla punta di questa canna lunghissima, tu tendi a seguirla piegandoti in avanti, una posizione tutt'altro che efficace per resistere al pesce. Invece la Trevally si piega tutta e tu inizi a tirare agendo su una leva così corta, e questo ti dà una potenza di leva enorme nei confronti del pesce. È la tua canna per il jigging? Sì. Si vede? Già. È un pesce grosso. Bello grosso. Affonda di nuovo. Una delle domande più frequenti, quella che ci fanno in tanti, è come fare il nodo, ovvero la connessione tra la lenza a filo intrecciato, che è la lenza principale, quella nel mulinello, e il terminale in fluorocarbonio. I nodi possibili sono moltissimi, c'è il double uni, c'è il nodo Albright e tanti altri. Uno dei modi più semplici è usare il terminale wind-on. Il suo vantaggio è che si fissa con un semplice nodo bimini alla lenza a filo intrecciato. È costituito da un filo in fluorocarbonio prelavorato. Qui c'è l'ansa, il loop, e basta fare una semplice connessione loop-to-loop, singola o doppia. Abbiamo fatto un nodo bimini twist per fissare il terminale wind-on. Abbiamo avuto problemi con gli altri nodi quando passano negli anelli, soprattutto se porti i pesci più grossi vicino alla barca e il nodo si blocca. Abbiamo tra i 6 e gli 8 metri di terminale in fluorocarbonio con un whip loop all'estremità, facilissimo da usare. Lo apri, lo passi attraverso il bimini. Io preferisco fare un doppio loop-to-loop. Vuol dire che ce lo fai passare una volta e poi ripassi di nuovo. È il nodo più bello che ci sia. Sì, così riduci il pericolo che si taglino a vicenda. Esatto. Per questo devi assicurarti che il bimini sia regolare, così quando tiri avrai una bella connessione loop-to-loop a 8. Così non c'è il rischio che si blocchi negli anelli. No, infatti. Mai. Ci sono un paio di vantaggi. Il primo è che non devi fare un vero nodo. Il secondo è che quando tiri un pesce grosso e hai un nodo voluminoso su un finale pesante, c'è il rischio che tocchi l'anello e a volte possa incastrarsi un po', compromettendo lo scorrimento regolare della lenza in corrispondenza del cimino. Invece, con il terminale wind-on e l'aggiunzione loop-to-loop, quasi non senti quando passa per l'anello del cimino. Una soluzione che semplifica molto la pesca a tanta gente. Spesso ci chiedono come realizzare un finale in acciaio perché capita che pesci dai denti aguzzi abbocchino ai jig butterfly. E questa è una buona domanda. Come montare un finale in acciaio in modo da non perdere troppi artificiali e possibilmente prendere i pesci? Per cominciare, ci procuriamo una lenza in acciaio inossidabile flessibile che fisseremo all'estremità del nostro terminale wind-on in fluorocarbonio, un semplice back-to-back uni-knot, ma va bene anche un Albright, un'aggiunzione facile ed efficace. Poi un nodo normale, per l'anello. Oggi sul mercato si trovano ami già armati di cavetto d'acciaio, ed ecco un finale con cavetto a prova di strappi. Il back-to-back uni-knot è perfetto per questo, vero? Sì, non tutti amano usare nodi diversi. Si può anche mettere una piccola girella, sì, qui, così, e ottenere lo stesso risultato. Ma penso che fare un nodo simile non sia così difficile. Ecco, con questa lenza metallica flessibile faccio un back-to-back uni-knot. Questa è una lenza da 90 libbre. Ci faccio fare 2 o 3 giri, poi tiro fino in fondo. Quindi riprendo qui e vado al fluorocarbonio. Ecco. Ora lo tiro per bene. Si può anche tagliare la parte che resta in modo da avvicinarli il più possibile. Ecco. Così non si bloccherà più negli anelli perché ha un profilo molto ridotto e non avrai nulla che sporge una volta in acqua. Ed è anche facile farli combaciare. Con questa soluzione l'azione del jig non viene disturbata da eventuali intoppi nello scorrimento. E ci puoi fare tanti altri nodi. Ecco, io ad esempio ci faccio un altro giro, in modo da consolidarlo senza perdere tempo. In un attimo ci faccio un piccolo uni a 3 giri e lo spingo fino in fondo e stringo per bene. Un'aggiunzione semplice, uniforme, con poco peso. E basta guardare per capire che non limiterà in alcun modo l'azione del jig, perché è flessibile, quanto il terminale in fluorocarbonio, se non di più.
Qui monto comuni anellini supplementari che con il piccolo anello e la girella assecondano il movimento del jig. Quindi prendo queste pinze specifiche per gli anellini e apro. Ecco, questo è andato. Bene. Vediamo. In pratica penzolano come ami fissati a un cavetto standard. Il concetto è questo. Quando il pesce ha bocca, la giunzione diretta consente il movimento libero del jig, ma non c'è il rischio che si stacchi. Ci sono varie opzioni nel sistema Butterfly Jigs. Abbiamo jig per la pesca in 10 metri d'acqua, così come in 100 metri e ovviamente a tutte le profondità intermedie. Ci sono soluzioni per presentarlo in verticale, oppure, aggiungendo un elemento, si ha una configurazione più orizzontale o per farlo lavorare a metà della colonna d'acqua. Quindi abbiamo un'attrezzatura specifica per la pesca in profondità, quella intermedia e persino di superficie. Uno dei requisiti fondamentali della pesca di fondale è che, primo, il jig non si muova troppo velocemente. Secondo, perché i pesci abbocchino, deve restare vicino al fondale. Quindi il movimento deve avere più o meno questa cadenza, a seconda della presa e della profondità dell'acqua. E il jig deve risalire fino a un terzo della profondità della colonna d'acqua. Ad esempio, se pesco in 45 metri d'acqua, faccio calare il jig fino sul fondo, poi recupero e risalgo di 15 metri dal fondale. Quindi lo lascio calare di nuovo e ripeto l'operazione. Questa è la tecnica per attirare i pesci di fondale. Se invece si è interessati ai pesci pelagici, ci sono alcuni accorgimenti. Si può usare un butterfly regular jig, ma incrementandone il movimento, agendo in modo appena più aggressivo sulla punta della canna e facendolo risalire rapidamente dal fondo fino in superficie. Quindi lo si cala di nuovo e si ricomincia da capo. Un'altra tecnica per la pesca ai pelagici prevede l'impiego del long jig. In acqua si muove con grande scorrevolezza, ma bisogna usare una canna d'azione media o pesante per dargli la spinta giusta. E il movimento deve essere più saltellante. In altre parole, quando usi il long jig, il movimento è su, lenza morta per un secondo, su, lenza morta, su. E questa è la grande differenza tra i due sistemi. Nella pesca di fondale tieni la canna dritta e hai un andamento più ritmico, tenendo il jig vicino al fondo. Per i pelagici il recupero è più rapido, oppure usi il butterfly long jig. Questo è un tipo diverso di jig da quello che abbiamo visto prima, vero? Sì, prima mi chiedevi delle differenze. Questo è un cosiddetto butterfly long jig. Questo invece è il butterfly regular jig, quello da cui siamo partiti. Utilizziamo il long jig in condizioni particolari, ad esempio quando ci sono correnti molto forti e veloci. Allora il long jig funziona meglio perché dandogli l'angolo giusto con la lenza si muove praticamente in orizzontale. Quindi lo puoi far calare per un metro in verticale e poi riportarlo su in orizzontale per la stessa distanza. Non conosco un altro artificiale che puoi mandare a 10, 15, 20 metri di profondità e farlo muovere in orizzontale. Il regular jig è invece progettato per la posizione verticale in modo da farlo muovere così, a scatti, verso l'alto o verso il basso. Quindi è il modo di presentarlo che varia. Si nota soprattutto nel long jig, quando si muove in orizzontale, così. E molti pesci si spostano al centro della colonna d'acqua proprio con questo movimento e quindi attirano diversi predatori come il tonno o il kingfish. Nelle condizioni giuste, ad esempio quelle che si trovano comunemente a Cuba, l'artificiale si presenta così e il pesce è portato istintivamente ad aprire la bocca per mangiarlo. Questo è un mulinello 4000. Sì. Adatto per canne medio-leggere e per montare jig che vanno dai 55 ai 110 grammi, quindi i più piccoli. Due sono gli impieghi più comuni. Puoi pescarci in acque basse, tra i 18 e i 22 metri, e puntare a pesci di taglia ridotta. Oppure, quando sai che ci sono specie che ti interessano a profondità intermedie e non vuoi andare più a fondo. Diciamo che stai pescando in acque profonde 60 metri, ma i pesci che ti interessano sono tra i 18 e i 20. In questo modo puoi puntarli senza rischiare che l'esca si impigli sul fondo ed è molto più divertente. Ho montato una lenza di trecciato da 40-50 libbre, un fluorocarbonio da 40, poi ho un finale d'acciaio da 70, l'amo armato con cavetto d'acciaio e il jig da 100 grammi. Divertimento assicurato. Bello! Scegliere un'attrezzatura con cui trovarsi bene è oggi piuttosto semplice.
Basta considerare la presenza di coralli, la taglia dell'esca e dei pesci, e la profondità. Ci sono canne ad azione leggera e medio-leggera per i jig più piccoli, i pesci di medie dimensioni, e le acque relativamente basse, fino a 20 metri. Ci sono poi le canne ad azione media e medio-pesante per i jig più grandi, adatti ai pesci grossi e ad acque di profondità crescente. Infine, ci sono canne ad azione potente, extra potente ed extra extra potente, per jig più pesanti, pesci più grossi e maggiori profondità. Oh mio Dio! Guarda quanto è grosso! Pazzesco! Pazzesco! Guardalo! Guardalo! La cosa che mi ha veramente aperto gli occhi sul sistema Butterfly è stata la possibilità che ti dà di esplorare territori diversi, senza dover ormeggiare la barca. Nelle Florida Keys siamo abituati ad ormeggiare al mattino presto, pasturare, restare nello stesso punto, gettare l'ancora. È tutto un rituale complesso. Ci vuole una mentalità diversa per dirsi: non farò più così, cambio zona come e quando voglio. Mi metto alla prova, guardo il sonar, poi calo l'esca verso il fondo e vedo se c'è qualcosa che valga la pena prendere. E questo mi ha aperto nuovi orizzonti, mi ha dato la possibilità di esplorare. Ora posso scegliere un punto senza impegnare la totalità del mio tempo e delle mie risorse. Posso setacciare un'intera area, calando ogni volta l'esca sul fondo e prendendo una grande varietà di pesci. Capita che vedi qualcosa sul sonar, getti l'esca e boom, tiri su un Jack Trevally. È divertente. Se invece cerchi un'altra specie, puoi cambiare subito zona. E appena il sonar segnala qualcos'altro, cali il jig e in un attimo tiri su maccarelli, snapper, cernie. Così puoi passare al setaccio un'intera area finché non trovi il punto da cui non andresti più via. Grazie al sistema Butterfly ho potuto esplorare un'infinità di punti e trovare quello che cercavo. La mentalità sta cambiando. Ci apriamo a tecniche di pesca diverse da quelle cui eravamo abituati. È una pesca redditizia, soprattutto in mare aperto. È qualcosa di realmente emozionante, perché ci sono tante tecniche che aspettano solo di essere provate e specie diverse con cui mettersi alla prova. Basta aprire la mente e provare una nuova tecnica. Vertical jigging è una tecnica di pesca emozionante, è una tecnica di pesca che dà delle sensazioni uniche che nessun'altra tecnica, come ad esempio la traina oppure il drifting, sanno dare. Dà la possibilità di sentire, di avere il contatto diretto con il pesce e ricavare dal combattimento con questo, che molte volte è di grandissime dimensioni, delle emozioni uniche. Shimano ha messo a punto un vero e proprio sistema di pesca che si basa sul principio dell'azione e della reazione. Quindi il combattimento, cioè la reazione del pesce sull'artificiale, deve essere preceduto da un'azione che dà proprio l'idea di come il pescatore sia coinvolto al 100% durante l'esercizio di questo sistema di pesca. We'll be right back.
azione di pesca si riflette sulla reazione del pesce, che appunto attacca l'artificiale per aggressività e territorialità, quasi mai per fame. Il principio di azione e reazione è un sistema di pesca globale ed essendo un sistema di pesca globale si deve rivolgere a tutti i pesci predatori presenti nel mare. Impossibile pensare di farlo con un solo tipo di artificiale. Ed infatti Shimano ha studiato due artificiali completamente diversi. Un tipo regular, quindi corto e tozzo, ed un tipo long, lungo ed affusolato. Gli artificiali di tipo regular, che hanno la caratteristica di avere il peso concentrato in coda e uno shape particolarmente affusolato, proprio per minimizzare gli effetti della corrente e risultare adescanti anche a profondità notevoli, sono adatti ad un recupero molto corto e frenetico. Comunque permette all'artificiale di avere degli sbandamenti laterali vistosi, capaci di atterrare i pesci predatori anche da notevoli distanze. Il recupero corto e frenetico è senza dubbio il recupero migliore quando il pesce è aggressivo e in caccia o è in fase territoriale. Quando il pesce è svogliato e apatico, è bene invece alternare questo sistema di recupero con un sistema più ampio e lento. Il long jerking, che massimizza le qualità di un artificiale di tipo long, è un sistema di recupero che abbraccia un range di predatori più ampio di quello dello shore. Qui che l'artificiale di tipo long dà il meglio di sé. Quando ho cominciato ad utilizzare l'attrezzatura da jigging Shimano, ho scoperto un nuovo modo di pescare. Amante della traina, ho avuto modo di provare l'emozione del recupero e del combattimento di un grosso pesce combattuto sulla verticale con multifibre estremamente sottili. Un'emozione di questo tipo, che trasmette direttamente tutte le fasi del combattimento, è ottenibile solo ed esclusivamente con questa tecnica di pesca. Shimano mette a disposizione di noi pescatori una serie di attrezzature e di artificiali per catturare praticamente tutti i pesci presenti in mare. Il jigging è una tecnica di pesca che affonda le sue radici nel paese del sollevante, quindi chi meglio di un'azienda giapponese ha avuto la possibilità di sviluppare attrezzi specifici nel corso degli anni per questa tecnica di pesca. Le canne da jigging, essendo il jigging una tecnica di pesca particolare, devono avere un'azione particolare. Fondamentalmente una canna da jigging deve avere quella necessaria sensibilità per dar modo al pescatore di controllare i movimenti del jig durante l'azione di pesca. Però deve essere anche sufficientemente potente
per contrastare le fughe violente di un grosso pesce predatore durante il combattimento. Lo sviluppo tecnologico e gli input che sono arrivati a Shimano da parte di tutti i team di ricerca e sviluppo sparsi per il mondo ha permesso all'azienda giapponese di realizzare 4 serie di canne dedicate a questo sistema di pesca. Ogni canna ha un range di utilizzo differente a seconda del peso del jig che si intende utilizzare. Sicuramente le attrezzature e gli artificiali di Shimano mi hanno permesso di completare il bagaglio di esperienze necessarie a un pescatore dalla barca, anche perché grazie all'utilizzo di queste attrezzature ho potuto sondare fasce d'acqua che prima mi erano impossibili da esplorare con altre tecniche di pesca. Shimano inventa un nuovo concetto di pesca con gli artificiali, introducendo sul mercato i nuovi Kabura. Le codine in gomma, estremamente morbide e sinuose, conferiscono un maggiore potere adescante al Kabura di Shimano e contemporaneamente aiutano il pescatore ad ingannare il pesce, che di fatto rimane ferrato da sé, grazie al piccolo assist doppio nascosto nel gonnellino in gomma. La sua lunghezza è calibrata perfettamente per evitare groviglie accidentali con il filo del terminale e con l'artificiale stesso. La particolare forma del corpo a banana permette all'artificiale di strusciare sul fondo, creando una nuvoletta di fango irresistibile per i pesci che sono nei paraggi. La tecnica di pesca con i Kabura è una tecnica di pesca completamente diversa dal jigging, soprattutto per il tipo di pesci a cui si rivolge. Mentre il jigging si rivolge un po' a tutti i pesci predatori presenti nel mare, siano essi di fondo che pelagici, il target dei Kabura è il tipico gruffolatore di fondo. L'azione di pesca con i Kabura si svolge in prossimità del fondo, quindi molto spesso in condizioni di luce estremamente rarefatte. La tecnica che dobbiamo mettere in pratica per animare il nostro Kabura prevede quindi un recupero lento e costante per dare modo all'artificiale che struscia sul fondo di sollevare una nuvoletta di fango o di sabbia estremamente continua e molto visibile anche da lontano. L'originale forma del corpo in piombo del Kabura di Shimano, particolarmente affusolato in testa, aiuta l'artificiale a strusciare sul fondo, offrendo pochissima resistenza qualora si effettui il recupero su fondali misti di fango e posidonia. Quando il fondale è di tipo misto, oppure presente una certa quantità di detriti ed ostacoli, non ci è possibile animare l'artificiale con un movimento lento e costante, ma dovremo imprimere dei colpetti alla canna, facendo sollevare l'artificiale dal fondo e facendogli compiere dei piccoli balzi in avanti, quasi come fossero dei piccoli saltelli. In questo modo riusciamo, da una parte, ad ottenere l'effetto dovuto alla creazione di una nuvoletta di fango, e dall'altra minimizziamo la possibilità di incagliare l'artificiale sul fondo. Nonostante il peso leggero di questi artificiali, ci sarà possibile esplorare profondità impensabili semplicemente mantenendo ferma l'imbarcazione sulla zona di pesca. Grazie al Kabura di Shimano, quindi, sarà possibile allamare con esche artificiali pesci che nemmeno si poteva pensare di catturare. Giunti sulla zona di pesca, prepareremo l'attrezzatura consultando l'ecoscandaglio per capire se sotto di noi ci sono pesci sul fondo in attività di caccia. Caleremo il nostro Kabura fino a che non sarà arrivato sul fondo. Dopodiché inizieremo un lento recupero, in modo da creare quella nuvoletta di fango vistosa ed attraente per tutti i pesci di fondo. Possiamo alternare i recuperi a momenti di pausa per stimolare l'attacco del pesce o semplicemente per riprodurre il movimento di un piccolo animale che si sposta con circospezione sul fondo. Quando avvertiremo la mangiata del pesce, non dovremo assolutamente arrestare il recupero,
Visto che il pesce, non riscontrando un successo in seguito ai suoi attacchi, aggredirà il Kabura di Shimano con maggior determinazione, autoallamandosi. A quel punto, quando sentiremo un peso uniforme in fondo alla lenza, potremo ferrare aumentando la penetrazione degli affilatissimi ami che sono montati di serie sui Kabura di Shimano. Il recupero deve essere costante e non bisogna pompare il pesce, specie se di grandi dimensioni. L'estrema leggerezza dell'attrezzatura non ci consentirebbe di sfruttare le doti del fusto, che deve essere prima di tutto sensibile e morbido per non allarmare il pesce durante i primi attacchi. Grazie alla particolare forma del Kabura di Shimano possiamo stimolare la curiosità del pesce semplicemente muovendo l'artificiale in prossimità del fondo. I sistemi di recupero che dobbiamo mettere in pratica per animare il Kabura devono quindi tenere conto del fatto che dobbiamo creare le condizioni per incuriosire il pesce. L'azione di pesca dovrà avvenire in verticale in modo da avere il contatto diretto con l'artificiale. Il pesce quindi non aggredirà con decisione il nostro Kabura mentre risale verso la superficie, ma lo seguirà e lo aggredirà lentamente mentre questo struscia sul fondo. Le codine in gomma morbida servono proprio ad irritare il pesce, spronandolo ad una maggiore aggressività. Avendo consistenza assai simile rispetto a quella della carne, il predatore sarà ingannato e non immaginerà di dare la caccia ad un'esca artificiale piuttosto che da un succulento gamberetto di fondo. Grazie al vistoso gonnellino, che cela in sé l'insidia del doppio assist hook, avremo garantita un'estrema naturalezza del nostro Kabura di Shimano, che fluttuerà in corrente proprio come un piccolo pesciolino in cerca di plancton. L'avvento del Kabura ci ha dato la possibilità di insidiare determinati pesci con esche artificiali. Dei pesci che fino ad oggi avevamo pescato esclusivamente con esca naturale, come pagelli, saraghi e tanute.